La notizia del passaggio di Marc Márquez in Ducati ufficiale ha scosso tutta la community degli appassionati di MotoGP. La sola idea che un pilota del suo calibro correrà nel Team Factory di quella che è di fatto la miglior moto in griglia basta e avanza per elettrizzare milioni di persone. Ma come siamo arrivati a questo punto? Com'è possibile che Martin, che era il favorito numero uno a guadagnare quella sella, l'anno prossimo correrà invece per Aprilia? Nel video di oggi andremo a ripercorrere gli avvenimenti che si sono susseguiti e che ci hanno consegnato uno scenario pazzesco in vista della prossima stagione. Tutto ha inizio domenica 26 maggio, al termine del Gran Premio di Catalunya. Martin è primo in campionato e in forma strepitosa ed insieme a Bagnaia ha rifilato circa 10 secondi a Márquez in gara. La situazione per Ducati quindi è chiara: promuovere Martin in Ducati Factory e cercare di convincere Márquez a rimanere con loro in Pramac. Per lui sono disposti a riservargli un trattamento al 100% ufficiale, semplicemente con dei colori diversi dal rosso. D'altra parte, dopo Le Mans, Márquez stesso aveva dichiarato che a lui non interessava il colore del team, ma piuttosto di avere le stesse possibilità tecniche degli altri per poter lottare per il titolo con una moto ufficiale. Il giorno che verrà ricordato come l'inizio della fine in Ducati per Jorge Martin inizia con una bomba che suggerisce l'esatto contrario. Un'indiscrezione firmata Paolo Janieri della Gazzetta dello Sport. Ducati ha scelto Martin. La community esplode. Si rincorrono voci contrastanti, si cercano conferme o smentite e lo stesso Martin, a domanda diretta, appare molto fiducioso. Il primo contatto con Ducati è andato bene. A questo punto bisogna capire dove verrà sistemato Márquez e Pramac, che è l'unico team Ducati ad avere a disposizione le moto ufficiali, sembra l'unica alternativa per lo spagnolo. Ma nelle interviste del pomeriggio ecco il primo colpo di scena. Marc si rimangia completamente le parole di appena 4 giorni prima, affermando che per lui Pramac non sia un'opzione. Apriti cielo. Come può non essere un'opzione il team campione del mondo dotato di trattamento praticamente paritario a quello ufficiale? Lo stesso Campinotti, team manager di Pramac, non la prende bene e critica le dichiarazioni di Márquez, suggerendo che le altre opzioni che ha sul piatto non sono paragonabili a quelle che può offrire Pramac. Evidentemente qualcosa di grosso bolle in pentola. Quel qualcosa, che al momento dei fatti non era di dominio pubblico, è l'incertezza di Ducati. Il no secco rifilato a Pramac da parte di Marc ha trovato la casa di Borgo Panigale completamente impreparata, che si è ritrovata quindi a gestire una patata bollente senza sapere bene cosa fare. Motorsport.com riporta che l'intenzione era ancora quella di provare a tenere entrambi i piloti e così nasce l'idea di una sorta di mundialito tra Marc Márquez e Jorge Martin. Ai due piloti verrà lasciato il resto della stagione per dimostrare in pista di meritarsi il posto in ufficiale. Se Márquez dovesse vincere il titolo, la Ducati Factory sarà sua, altrimenti sarà appannaggio di Martin. Quest'ultimo, forte del suo stato di forma, accetta la proposta, ma Márquez invece la rifiuta. Il motivo è semplice: 8 volte iridato ritiene che non sia una lotta ad armi pari, in quanto corre con la vecchia GP23 e oltretutto c'è anche la questione sponsor da definire. Una scelta delicata che non può attendere fino a novembre per essere presa, in quanto normalmente i contratti con gli sponsor vengono chiusi a inizio settembre. A questo punto Ducati è a un bivio: scegliere Martin per i risultati in pista o scegliere Márquez per il blasone del pilota e tutto quello che comporta avere uno del suo calibro in squadra con Bagnaia. Sabato si inizia a pensare concretamente di scegliere Márquez, con Domenicali che arriva al Mugello. Già sulla griglia di partenza della gara si notano atteggiamenti più freddi nei confronti di Martin, che portano il suo manager, Albert Valera, ad accelerare i contatti con Aprilia e KTM. Con questi pensieri in testa, Martin disputa una difficile gara al Mugello che lo vede finire al terzo posto davanti proprio a Marc Márquez, ma ormai il suo destino è segnato. Giovanni Zamagni, infatti, in veste di inviato Sky, alle 16.30 all'interno del programma Race Anatomy comunica di una riunione fra Dall'Igna e Domenicali nel motorhome Ducati. Sarà il momento della scelta. Sempre Zamagni ribadirà il martedì sul suo canale YouTube che al Mugello aveva assistito ad un incontro all'interno del box Ducati in cui sembrava chiaro che avessero scelto Marc Márquez. In quella riunione, credo io, questo non è, non ce l'ho detto alla riunione, però io sono sicuro che in quella riunione è stato comunicato a tutte le parti che era stato scelto Marc Márquez. Ed infatti, anche se ancora nessuno oltre ai diretti interessati ne era a conoscenza in quel momento, dopo quella fatidica riunione viene comunicato ai piloti la decisione di Ducati: Marc Márquez promosso nel team ufficiale.
Martin è deluso ed arrabbiato. Il suo manager va subito nel motorhome di Aprilia per comunicare all'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, l'intenzione di Jorge di diventare il pilota di punta della casa di Noale per il 2025-2026. È domenica sera. Rivola chiama immediatamente Michele Colannino, presidente di Piaggio, per avere il via libera a procedere e una volta ricevuto l'ok, il lunedì mattina viene fatto il contratto in tempo record. Alle 17.30 Martinetto lo firma e il profilo Instagram Aprilia informa tutti che alle 18 ci sarà un annuncio. Le voci si rincorrono e alla fine ecco la bomba. Jorge Martin sarà un pilota Aprilia per i prossimi 2 anni. Come riporta GP1, lunedì sera a Radio 1 Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini, afferma che il suo pilota correrà per KTM Tech 3 nel 2025. E così tutto il martedì trascorre nell'attesa dell'annuncio di Marc Marquez in Lenovo, ma tutto tace. Bisogna aspettare mercoledì mattina, quando la notizia tanto attesa arriva e rimbalza in tutto il mondo. Marc Marquez sarà un pilota Ducati Factory nelle prossime 2 stagioni. Su Motorsport vengono riportati i motivi di questa scelta, ribaditi poi anche dallo stesso Gigi Dall'Igna nell'intervista Sky di Sandro Donato Grosso. Quello che ha contato di più sono i risultati in pista e a quanto pare, secondo gli ingegneri Ducati, Marquez ha avuto una progressione incredibile sulla GP23. Inoltre Dall'Igna ritiene che in questo modo avranno 2 piloti in grado di lottare per il titolo, la cosa migliore per Ducati in questo momento. Esattamente 2 anni fa, il 5 giugno 2022, Marquez guardava da casa il Gran Premio di Catalunya, da pilota Honda infortunato. Soltanto 2 anni dopo, Marquez si è preso con la forza la sella più ambita del paddock, battendo la concorrenza del pilota più in forma del momento. Un esito incredibile, un'evoluzione degli eventi completamente impronosticabile, che farà discutere per tanti anni. Per qualcuno la meritocrazia ha perso, e probabilmente hanno anche ragione, ma chi ci ha vinto siamo noi appassionati. L'anno prossimo avremo l'occasione di vedere Marquez nello stesso team di Bagnaia, pronti a lottare col coltello fra i denti per la supremazia nel box Ducati e nel mondiale. E contemporaneamente avremo un top rider velocissimo alla guida di Aprilia, che farà di tutto per distruggere i suoi avversari dopo aver subito un torto di questa portata. Ovviamente Marquez sarà quello su cui ci saranno più aspettative, sarà sostanzialmente obbligato a vincere, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Per questo video invece è tutto, quindi vi invito a scrivere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo doppio trasferimento pazzesco, Marquez in Ducati ufficiale e Aprilia che si è presa Martin. Se vi piace quello che facciamo, se vi piacciono i nostri contenuti, vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui su Casco Rosso. Ciao!